Amici Trebimeteo, ben trovati da Luca Pace. A chi di voi in giornate secche, particolarmente ventose, non è mai capitato di prendere la scossa compiendo gesti comuni, come ad esempio scendere dalla vostra auto o addirittura dando la mano ad un vostro amico? Ebbene, stiamo parlando dei cosiddetti shock elettrici da aria secca. Analizziamo quindi insieme questi due esempi. Il primo appunto è la discesa dalla nostra auto. Come vi dicevo, in giornate secche e ventose la vernice della carrozzeria di cui sono fatte le nostre auto tende rapidamente a caricarsi positivamente. Il nostro corpo invece in condizioni normali ha una carica neutra e quindi capite bene che quando la nostra mano andrà in contatto appunto con la portiera della nostra auto si andrà a formare una scarica elettrica, una scarica di circa 2500 volt ma a basso amperaggio, quindi la sensazione sarà il classico fastidio che dura solamente qualche frazione di secondo, niente di più grave insomma. Poi invece per quanto riguarda il secondo caso dovete capire che la stessa cosa accade anche nei nostri indumenti, soprattutto quegli abiti che contengono materiale sintetico, sempre in giornate secche e ventose tenderanno rapidamente per strofinio a caricarsi positivamente. Ecco così che anche noi involontariamente diventiamo portatori di carica elettrica, carica che tenderemo poi a scaricare appunto al contatto o con oggetti metallici oppure addirittura con un nostro amico o conoscente. Ma perché tutto ciò avviene solamente in presenza di aria secca? Beh, la presenza di molte molecole di acqua in atmosfera tende a creare un canale conduttore che scarica quindi continuamente il potenziale elettrico presente nell'aria a terra. Quindi solamente appunto in presenza di bassi tassi di umidità abbiamo a che fare con questi tipi di shock elettrici. Bene, per questo approfondimento è tutto, ma nuove curiosità vi aspettano sul nostro sito trebimeteo.com.